Alza. Mettono Matteo Piazzolina di Carlo Antonio, Tiroino Serzi, Pier Elisa Sozio, Vicky Nicola, Mittaluma, Simon Sipsi, Tatrina, da Meistermannschaft Auspetzen, Kubi Nössi. Gli arbitri designati per questo incontro di cartello della settima di ritorno, i signori Carino e Pellegrino, coadiuvati dal delegato commissario federazione, signor Pietro Porte. Buonasera dal Palasport di Bressanone, vi parla Paolo Cestari per commentarvi questa partita di cartello della settima di ritorno del massimo campionato di Serie A di pallamano femminile. Dopo la pausa dovuta all'impegno della nazionale in Portogallo, terminata con due sconfitte contro le padroni di casa, rispettivamente la Spagna e una vittoria contro il Cap Verde nel torneo amichevole in vista delle partite volevoli per la qualificazione ai mondiali contro la Slovenia dell'aprile prossimo venturo. Ritorna dunque il campionato e questo con una partita molto importante ai fini della determinazione della griglia di partenza per i playoff scudetto ai quali le due squadre sono virtualmente qualificate, dico virtualmente per l'attuale posizione in classifica, ma attenzione, dietro c'è un Cassano che non finisce di stupire. Ultima impresa della squadra Amaranto, la vittoria proprio contro l'Erice, ma altrettanto sorprendente è stata la vittoria esterna delle brissinesi in quel di Pontigna. Dunque, dopo le finals di Coppa Italia che ha visto trionfare l'Erice proprio contro il Brixen nella finalissima, si ripropone oggi questa partita con una posta in palio, come dicevamo, molto ma molto importante. Vedremo se l'Erice riuscirà a superare un momento di stallo dopo aver perso proprio la terza piazza alle brissinesi. E la partita inizia proprio con le ospiti che impostano la loro azione offensiva, ovviamente con la numero 93 Eko Karima, autentica trascinatrice delle neroverdi. Eccola peraltro marcata a vista da Giada Babbo, primo tiro del numero 17, la Garbazova, 1-0 dunque per la squadra ospite. C'è adesso un fallo di Marianella Tarbuk su Violetta Vegni. Bressanone al gran completo con il rientro anche di Andrea Eder, soprattutto nell'assetto difensivo, mentre nelle file ospiti notiamo l'assenza di Storuchuk e di Giulia Losio, due giocatrici che proprio nella finalissima di Coppa Italia sono state tra le migliori marcatrici. Di Pietro, tiro della Di Pietro, è deviata dalla difesa, non c'è problema per la Masson a rimettere in gioco. Entra di forza Valentina Terenzani superando due avversarie, però poi è bloccata al momento del tiro 9 metri, già eseguito. Terenzani, Gorbazzova ed Eko, questo è il terzetto nelle retrovie dell'Erice. C'è una parata di Francesca Lukin,
Le arbitre però hanno revisato un fallo da rigore sulla linea proprio la Ecu, che va a segno e porta due le marcature. 2-0 dunque per la squadra ospite, che ha iniziato nel migliore dei modi la partita. Dialogano Babbo e Muratovic. Sul fronte opposto c'è un fallo proprio dell'Eco su Giada Babbo. Rigore anche per il Brixen Südtirol e sarà Esma Muratovic a rincaricarsi del tiro. Pallonetto di Muratovic, finisce sulla traversa, nulla di fatto. Sono queste occasioni che non si dovrebbero perdere in partite che saranno improntate al massimo equilibrio. Bellissima parata di Lukin proprio su Ecu. Va via il Brixen di Pietro. Muratovic, bloccata dalla Ecu, che si fa notare non solo in fase d'attacco ma anche in quella difensiva. C'è fallo su Violetta Vegni, difficoltà delle bianco-azzurre a scardinare la nutrita difesa ospite. Hilbert, braccata da due giocatrici, dalla Cozzi e dalla Garbazzova, 9 metri. Di Pietro che chiama il sistema. Muratovic, put, difesa molto aggressiva delle ospiti. La Babbo cerca il pivot, passaggio non arriva a destinazione e c'è ancora Francesca Lukin che dice di no a Polina Gorbazzova. Altra disattenzione in fase offensiva delle brissinesi e questa volta Marianela Tarvuk non fallisce la ghiotta occasione. Partenza decisamente difficoltosa per le biancoverdi di Nissing. La Ecu blocca la Muratovic. Di Pietro sottomano, bloccato ancora dalla difesa. I tiri delle brissinesi sono troppo poco convincenti, non ha difficoltà la Masson a tenere ancora inviolata la propria rete. Siamo giunti al quinto minuto del primo tempo. Si sapeva che per aver ragione di questo erice serviva una prestazione maiuscola delle brissinesi. Vedremo se riusciranno in proseguo di partita a trovare quella determinazione necessaria per imporsi alle ospiti, che come detto attualmente sono dietro alle brissinesi in classifica. Bellissima azione di Polina Gorbazzova, che con 1-1 non lascia scampo alla difesa brissinese e nemmeno a Francesca Lukin. Un parziale molto pesante di 4-0 induce coach Nissing a chiamare a raccolta le sue ragazze per aggiustare soprattutto l'assetto offensivo, dove troppi palloni sono già andati persi e invece la difesa fino a questo momento non c'è troppo da recriminare, perché le azioni sono venute o su rigore o su azioni individuali di notevole pregio. Thank you.
Si prende dunque al sesto minuto con una prima sostituzione Saranovic, arrivata Bressanone a Natale al posto di Put, che adesso si è spostata sulla posizione di terzino sinistro con Muratovic al centro, converge Giada Babbo. Attenzione a questi passaggi perché le ospiti sono molto leste a intercettare. E ancora una volta è Kana Mason a dire di no all'incursione di Muratovic. Mason chiaramente è un autentico baluardo difensivo che più di una volta ha già mandato in crisi attacchi ben più consistenti di quello adesso messo a segno da Esma Muratovic. C'è un passaggio sbagliato su Polina Gorbazova, consente al Brixen di tornare. Ancora un passaggio tutt'altro che preciso di Esma Muratovic, che ha cercato ovviamente di mettere in moto, e gli errori si accavallano ancora. Altro errore tecnico completamente fuori fase le padrone di casa in questo inizio di partita. Bisogna fare attenzione perché un parziale di 4-0 contro una squadra come l'Erice è comunque difficile da recuperare. Terenzani, bellissima azione corale degli ospiti che adesso vanno a segno con l'ala destra. E finalmente arriva la rete di Violetta Vegni, ben servita sul ruolo di pivot. Troppo spazio nella difesa brissinese per le velocissime attaccanti ospiti, ed ancora un'incursione questa volta di Polina, della solita direi Polina Gorbazova, contro la quale la difesa brissinese non può altro fare che procurare un rigore. Questa volta la Eco sbaglia, anzi è la Lukin che para il rigore. E ancora Esma Muratovic che manda la palla direttamente nelle mani degli ospiti. Le ospiti, questa decisione arbitrale è tutt'altro che da condividere, perché piuttosto sembrava un'azione di sfondamento, invece gli arbitri optano per il rigore, il terzo della serie. Questa volta tira la Gorbaciova, che non ha difficoltà a insaccare al 7. 6-1 quando siamo giunti al decimo del primo tempo. Sarà soprattutto Esma Muratovic a dover salire di tono, perché quello che ha fatto vedere finora la straniera di Brixen è troppo, molto, molto, troppo, troppo poco, direi. Vita tutt'altro che facile per Violetta Vegni. C'è la Eco che si distingue anche in fase difensiva. E ancora un passaggio sbagliato. C'è Bagar, gli arbitri non intravedono alcuna irregolarità.
ma via ancora Lerice, palla per l'ala, questa volta non funziona. Saralovic, riesce a penetrare nella difesa ospite la Ana Saranovic, segnando la sua prima rete, 2-6. Qualche errore anche da parte delle ospiti in questi miei ultimissimi frangenti. Incertezze che le padrone di casa dovranno però monetizzare. Altro errore, Saranovic va via. Fallo sulla Babbo, interessante questa volta, un arbitro facendo di proseguire, l'altro fischia il fallo. Zavassan, la Muratovic chiama un sistema. Babbo, put, bellissima rete da fuori di Ana Saranovic, che in questo inizio di partita si dimostra la più incisiva delle padrone di casa, che pare abbiano trovato il modo di mettere quantomeno parzialmente in difficoltà la difesa ospite. Adesso in campo è entrata Lorena Benincasa con il numero 23, il capitano della squadra ospite, Giada Babbo, va via di fretta, bellissima Giada Babbo, che con un'azione irresistibile fa tutto da solo e accorcia ancora sul 4-6. Anche l'allenatrice ospite Margherita Conte si intravede delle difficoltà della sua e chiama il suo time out. Ci fermiamo anche noi un attimino. Vedremo adesso cosa Margherita Conte avrà inculcato alle sue giocatrici dopo il parziale di 3-0 delle bianco-azzurre di Nessing. Benincasa, Tarbuk, Eco. Ecco che entra di forza, bloccata in modo congiunto da Put e Muratovic. Gorbaciova, palla per l'ala, e questa volta c'è un netto sfondamento. Da parte dell'ala siciliana, opportunità per il Brixen di portarsi a meno uno. Vigni, Put, c'è fallo su Saranovic. 9 metri, già eseguito. Palo di Sara Hilber, che aveva avuto la fortuna di trovarsi tra le mani il rimpallo dopo il tiro di Put.
Occasione svanita dunque. Ecco ben in casa Gorbatsova. Arriva la eco, questa volta gli arbitri le fischiano lo sfondamento. Put. Ecco. Mancava proprio il tiro da fuori di Ligia Put, che non dimentichiamolo nella partita di Pontinia ha segnato la bellezza di 7 reti. Servono le sue reti proprio da fuori contro una formazione molto agguerita in difesa, nella quale è difficilissimo entrare con azioni individuali o con l'ausilio del pivot. Gorbatsova questa volta pecca forse un po' di superficialità. Esma Muratovic punta tutta la difesa ospite. E Ana Seranovic in barba a tutte le critiche che le sono piovute addosso in queste ultime partite, oggi si dimostra veramente molto efficace, soprattutto nelle incursioni. Parità dunque, quando sono giocati 16 minuti del primo tempo. Sul tiro di Marianela Tarbuk, Francesca Lukin compie un'ulteriore prudenza, che però è vanificata dal tiro di rigore concesso all'Erice. Gorbatsova non fallisce, è il secondo rigore messo a segno dalla numero 17 ospite, che in questa fase è la marcatrice più incisiva con 4 gol, 2 dei quali su rigore. Saranovic, Put. C'è un fallo di Antonella Coppola su Violetta Vegni, 9 metri. Put, eh no, questa volta la Put esagera, palla abbondantemente sopra la traversa, la via ancora l'Erice, che entra di prepotenza con la eco. Bellissima azione che ha messo in vantaggio. Ecco, adesso ci sono 2 minuti a carico della eco per il fallo su Esma Muratovic. Vedremo ora se il Bressanone saprà approfittare di questa prima superiorità numerica della partita. Entra Giorgia Di Pietro al posto della Put. Bellissima azione, questa volta però Giada Babbo, che solitamente è molto sicura nei tiri dall'ala, fallisce l'occasione, una ghiotta occasione che sarebbe anche stata molto importante per accorciare il parziale. Gorbatsova, ancora la Gorbatsova, che serve la Tarvuk, ben marcata dal duo Putvegni, viene bloccata Lorena ben in casa, la capitana delle ospiti, no anzi Landry, scusate.
il pallonetto di Marianela Tarbuk finisce di molto sopra la traversa. Bloccata ancora Giada Babbo. Difesa in area ad opera di Antonella Coppola. E ci sono 2 minuti anche per Valentina Landri e rigore per le padrone di casa. Entra in scena il commissario di campo che ha qualcosa da ridire, vedremo di che cosa si tratta, spiegazioni con l'arbitro. Si prosegue con il rigore affidato proprio a Anna Saranovic. Mi spiace dirlo, ma un tiro così non ha nessuna chance per superare una fortissima Kana Masson, 44enne, che però dal passato molto glorioso. Ecco, questa è una situazione che una squadra non potrebbe permettersi. Con 2 giocatrici in meno, Lerice riesce a liberare al tiro il pivot e a portarsi nuovamente a +3. Serve una reazione adesso del Brixen per non ritrovarsi nuovamente nella situazione di prima. E c'è l'ennesimo passaggio sbagliato di Anna Muratovic. Gli ultimi 5 minuti sono stati tutt'altro che convincenti da parte del Bressanone. Si avvicinano dunque i momenti di incertezza. Fortunato in questo frangente anche Lerice, che si vede entrare la palla in rete. E siamo nuovamente sul +4 per Lerice, quando siamo giunti al 21esimo del primo tempo. Saranovic, Muratovic, il passaggio per Babbo. Di Pietro serve Lavegni, che ho molto bene marcata dalla Eco. Babbo. Muratovic, fermata da dietro dalla Gorbaciova, 17. E finalmente arriva anche la prima rete di Esma Muratovic, quando siamo al 22esimo. Ma di queste reti della Muratovic ne servono molte di più per avere ragione di questo Erice, molto determinato a riprendersi quella terza posizione in classifica che ha momentaneamente perso proprio nei confronti del Bressanone. Palla sbagliata anche dall'Erice, va via il Brixen, Sara Hilber. Clamorosa svista arbitrale che non ha visto la trattenuta sulla Sara Hilber da dietro. Ne approfitta Lerice per riportarsi nuovamente in avanti. Recrimina la panchina bianco-azzurra. Non tanto a torto direi, perché in questo inizio di partita è stata più di una la decisione contestata alla Coppa arbitrale. Gorbaciova, ecco Gorbaciova, l'attacco non finisce nel nulla, c'è un bel lancio della Lukin per Babbo,
che riesce a insaccare e a portare nuovamente sotto le sue compagne, 8-10. Era questo, per la verità, il gioco del Brixen nelle ultime stagioni, quando la coppia Prünster-Babbo riusciva a interferire sulle difese avversarie proprio con queste azioni in contropiede. E c'è l'ennesimo rigore a carico del Brixen sotto le veementi proteste della panchina, delle giocatrici e anche del pubblico. Non curante di ciò, Polina Gorbaciova non sbaglia questa ulteriore occasione. Ancora più tre. Di Pietro Saranovic, Muratovic. Ma che passaggio della Di Pietro! Così non si può giocare la palla in attacco. Dicono grazie le ospiti, che vanno ancora via con la Gorbaciova. Intercettata la palla dalla Hilber, che in questo caso deve dirsi fortunata di non vedersi combinati due minuti per l'intervento di piede. Ecco, si rivede la Eco, che contrariamente alla partita della finalissima di Coppa Italia, oggi non assume quella veste di dominatrice, anzi compie un ulteriore fallo di sfondamento. Muratovic, Di Pietro, para due mani la Masson. Questo, il fatto di parare una palla con due mani per un attaccante, è proprio la punizione massima, perché è indice di un tiro non proprio irresistibile. Occasione ancora sfumata dunque. Landry. Va via Giada Babbo, tutta sola. E va a segno per la terza volta. 9-11. Due reti di scarto quando mancano poco meno di 4 minuti alla fine di questo primo tempo. Ecco adesso piazzata al centro dell'attacco e dialoga con Valentina Landry, la capitana, che cerca di superare la Saranovic con una finta. Fallo della Muratovic. Su, sull'ala ospite. Ecco, bellissima rete di Karichma. Ecco, sul fronte opposto, Giada Babbo cerca il preziosismo di una giorella che, consentitemi dire, in questo momento non è proprio il momento di rischiare. Qua serve determinatezza per superare una portiera come appunto la Masson. Landry, Gorbaciova. Bella difesa ospite delle brissinesi, che evitano così alla Marianela Tarbuk di andare al tiro. Una Tarbuk molto determinata, una vera spina nel fianco delle brissinesi. E c'è un'altra pregevole segnatura della Gorbaciova, arrivata a quota 6, di cui 3 su rigore e 3 su azione. Sono nuovamente 4 le reti di differenza tra le due squadre. Torna in campo la Put.
di Pietro Saranovic. Babbo, il tiro della Saranovic finisce sul palo. Molto più efficaci le ospiti che con Antonella Coppola vanno ancora a segno. Ed è nuovo ristabilito il punteggio di 9-14. Put adesso al centro d'attacco, è uscita la Muratovic. Babbo, la Babbo che fa tutto da solo, cerca di sorprendere la Masson con un tiro basso. Masson che però non si fa sorprendere. La Pukin blocca. Nessun tiro ancora da parte trattenuta da dietro. Le interpretazioni arbitrali dovrebbero essere uniformi, non una volta così, una volta con la Saranovic. Mancano pochi secondi e ti arriva il tiro della Put a scadere il 9-14. Vedremo se in questi pochi secondi che rimangono nulla di fatto in questa ultima azione offensiva. 10-14, finisce dunque con 4 reti di squarto a favore degli ospiti in questa prima combattuta fase della gara. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini
donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forstkronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forstkronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat.
È tutto pronto qua a Bressanone per questo secondo tempo della sfida valevole per il terzo posto tra l'SSV Brixen Südtirol e l'Ali Lifestyle Erice. Quattro reti di vantaggio delle ospiti dopo un primo tempo giocato veramente all'insegna di una decisione che le brissinesi invece hanno fatto a larghi tratti mancare. Soprattutto tanti errori tecnici, poca determinazione nelle conclusioni e qualche errore in fase difensiva. Per poco la Di Pietro non perdeva questa palla. C'è l'ennesimo intervento, questa volta della Masson su Giorgia Di Pietro, che da centrale qual è, non poteva certo pretendere di superare la bravissima portiera ospite con un tiro dall'ala, per lo più senza troppe pretese. Manovra nuovamente l'Erice, sfondamento di Antonella Coppola e palla dunque nuovamente in possesso delle brissinesi, che non dovranno perdere ulteriore tempo per riagguanciare e riagguantare le ospiti. Muratovic, Vigni, Di Pietro, bel tiro della Muratovic che però la Masson intercetta senza troppe difficoltà e manda nuovamente avanti le sue. Terenzani, Eco, Gorbazova, e continua la sagra dei rigori a favore dell'Erice. Per lo più questa volta una esclusione temporanea, penso per Violetta Vegni, no, anzi per, potrebbe essere la Saranovic. Se infatti così è la Saranovic a prendersi i due minuti e rigore ancora nelle mani di Polina Gorbazova. Nulla da fare anche per Monica Prünster, entrata per l'occasione, e tornano nuovamente a 5 le reti di vantaggio degli ospiti, che per lo più adesso hanno due minuti a disposizione per agire in sovranumero. Hilbert, Muratovic, nove metri, già eseguito da Vegni, il Brixen si avvale dell'extra player, il passaggio di Pietro non va a buon fine, però per fortuna dei brissinesi c'è un due minuti contro Melina Cozzi per difesa dei piedi, ristabilita dunque la parità numerica delle squadre in campo. Non trovano la possibilità di andare al tiro le brissinesi, sembra di ravvisare un certo timore riverenziale. La palla finisce alla Vegni, c'è però la mano del passivo alzata. L'Erice riconquista la palla, situazione confusa della quale ha approfittato di più la squadra ospite. Nella difesa brissinese adesso è entrata Andrea Eder, capitana dello scorso campionato,
a dare più peso all'azione difensiva delle padrone di casa. Manovrano le ospiti e con un tiro a sorpresa Karima Eko sorprende Francesca Lukin. E finalmente Sara Hilve riesce ad andare al tiro. È la sua prima rete e a dir la verità sino ad ora non è stato possibile mettere in azione la Hilber, che normalmente è uno dei punti di forza dell'attacco brissinese. Ecco, mamma mia, che cambio di direzione, non c'è proprio nulla da fare per la difesa brissinese. A dire che la Eko in questo frangente ha dimostrato di essere di classe superiore. Si ingabuglia nella difesa ospite la Muratovic. Il tiro della Vegni finisce però nelle mani della Masson. Sbaglia anche l'Erice. Va via il Brixen con la Giada Babbo, che riporta nuovamente il punteggio al meno 5. Servono di più di queste azioni, che non possono rimanere solo sporadiche. Bene impostata comunque la squadra ospite, molto titolata e forte su tutte le posizioni. Passi questa volta, va via Brixen con la put e la Muratovic. E questa volta la Saranovic è ostacolata al tiro. C'è un rigore anche per il Brixen. Al tiro già da Babbo. È impressionante con quale freddezza la Masson intercetta questo tiro della Giada Babbo. Ecco, mi sento di dire che con questi nuovi inserimenti della Masson e della Eko in corso di campionato, l'Erice senz'altro è una delle squadre da battere. Sorprende dunque tanto più la battuta d'arresto subita dalla squadra siciliana contro il Cassano. Arriva la prima rete di Giorgia Di Pietro. 13-18. Ma questa Eko è una vera forza della natura. Si inserisce nella difesa brissinese come nulla fosse, mentre sul fronte opposto le brissinesi racimolano un passaggio sbagliato dietro l'altro. Questa volta è il turno di Giada Babbo. Sembrano sconsolate le brissinesi, che non sanno più cosa fare, soprattutto in fase di attacco. Eh no, adesso con questo tiro della Gorbazova sembra sempre più evidente che era troppo facile andare a segno per le ospiti.
Giorgio Di Pietro, Put, e adesso la Di Pietro si permette anche un passaggio sbagliato che finisce oltre la linea laterale. Ringrazia l'Erice che con tutta tranquillità imposta la sua ennesima azione con le varie Eco, Terenzani adesso sulla posizione terzino destro. Mano del passivo alzata. L'azione prolungata dell'Erice porta a una nuova esclusione temporanea di 2 minuti e a un ulteriore tiro dai 7 metri. In questo caso sacrosanto, cosa non che si può dire di tutte le altre occasioni precedenti. Prünster nuovamente in porta. E la Terenzani questa volta sorprende la Monica Prünster. Tutto in salita adesso per il Bressanone, che non sembra trovare il bandolo della matassa né in fase difensiva né in quella d'attacco. E poi ci si mette anche un po' la sfortuna, questa volta il bel tiro di Esma Muratovic finisce sul palo alla sinistra di Masson, che questa volta era apparsa già battuta. 13-21, 8 reti di scarto, e bisogna convenire che la differenza ci sta tutta, troppo grande è l'attuale valore in campo tra le due formazioni. E nulla sembra al momento possibile per le padrone di casa per sperare in un riaggancio delle ospiti Muratovic. Ed è ancora Anna Saranovic ad andare a rete. Questi sono 2 minuti perché la Terenzani non ha lasciato la palla dopo il fischio dell'arbitro. Entrambe le squadre con una giocatrice in meno. Muratovic, Di Pietro, salta l'occhio che mancano anche i sistemi per mettere, per portare al tiro la Giada Babbo, mentre la Saranovic sembra approfittare della mancata attenzione delle ospiti su di lei, concentrate su Muratovic e Put. La Saranovic è entrata nella breccia assumendosi la responsabilità dei tiri e facendo sperare le brissinesi, speranze che però è subito vanificata da ulteriore rete di Tarbuk, tutta sola sulla linea dei 6 metri, liberata perfettamente dalla Begni la Saranovic. Mentre segno la sua 6ª rete, certamente lei la marcatrice del giorno, 6 per Saranovic, 4 per Babbo finora e 2 di Put, e alcune sparpagliate per altre giocatrici, 9 invece per la Pergorbazova sul fronte opposto e 6 della Eco. Sta tutto in queste cifre, la differenza.
si avvicendano Vegni e Eder. Di Pietro, ecco la Muratovic, va finalmente a segno, è la sua seconda rete e adesso il vantaggio è ancora di 5 reti. Per la verità la partita è ancora lunga, in 17 minuti molto può succedere, a patto che il Bressanone mantenga questo momento di grazia e non consenta agli ospiti, che adesso compiono anche loro più di un errore tecnico. Potrebbe essere questa la speranza delle brissinesi, la mancanza di concentrazione nella squadra ospite, forse per la troppa sicurezza di ritenere già acquisita la vittoria. E ancora una volta la Di Pietro fa un passaggio, un errore madornale. Che vanifica per l'ennesima volta l'azione di recupero. Time out chiesto dall'Erice. Cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. Si riprende dopo questo time out al 14° secondo tempo con l'Erice sempre saldamente in comando nel parziale con 5 reti, 17-22, e ancora in possesso di palla. Landry ecco Landry, Coppola, Landry che cerca di scavalcare la Eder, viene però fermata fallosamente, 9 metri, palla sulla Eco, anche questa volta sfondamento, va via il Brixen, Muratovic, Saganovic, è rimasta a terra una giocatrice dell'Erice, si tratta del numero 14 Melina Cozzi, che vediamo zoppicante, e esce dal campo sostituita. La numero 13, Silvia Basolu. Saganovic, Di Pietro, Muratovic. Ecco, pare che la Muratovic sia finalmente entrata in partita. Adesso sono ancora 4 le reti. Marcamento a uomo adesso sulla Eco da parte della Hilbert. Gorbazova, la Gorbazova che con un pregevole tiro di sottomano riesce a sorprendere la Prünster. Hilbert, la Hilbert si vede deviata la palla dalla bravissima Masson, nuova occasione fallita, torna più 5 l'Erice che adesso cerca di mettere calma nelle proprie occasioni offensive, manovra con la Landry,
Tarbuk, Landry, troppi passi della Landry, palla che ritorna nelle mani delle brissinesi, va via. E questa volta servizio della Muratovic sulla Eder che insacca. C'è ancora un filo di speranza per le padrone di casa che hanno ancora quasi metà del tempo a disposizione per recuperare il gap di 4 reti. C'è adesso un marcamento avanzato di Giada Babbo sulla Eco. Anche la Valentina Terenzani si mostra molto decisa, è solo un fallo. Va via la Muratovic. Ogni palla è molto contesa. Grande la grinta, soprattutto della squadra ospite, decisa a riprendersi quel terzo posto che praticamente deteneva per tutto il campionato sinora. E c'è da dire che l'Erice ha già dovuto affrontare le più agguerrite avversarie del Pontigna e del Salerno e che dunque gode di un calendario ancora abbastanza agevole. Nulla da fare per Violetta Vegni, braccata dalla Eco e dalla Tarbuk. E ancora una volta il tiro della Muratovic si stampa sul palo destro della Masson, fortunata in questa occasione. Terenzani dialoga con la Coppola, Eco, sempre difesa 5-1 del Brixen. Terenzani, sono passi questi e c'è anche sfondamento della linea di porta che però non viene ravvisata dalla coppia arbitrale. Nuovamente il Brissanone e la Muratovic viene strattonata dalla Terenzani che la costringe a un tiro che finisce sopra la traversa. Terenzani il passo al pivot, questa volta non arriva a destinazione, va via Giada Babbo, che però molto lesta la Eco a anticipare la Saranovic e a fare una cosa veramente eccezionale, ossia con una girella in aria contro la quale nulla può fare la Prünster. A questo punto Nössing rimane, non rimane altro che richiamare le sue nell'estremo tentativo di dare ancora qualche indicazione per questo finale di partita che a dire la verità sembra abbastanza compromesso. In Südtirol, in Alto Adige. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
Si riprende dunque con la palla in mano alle brissinesi, che c'è da crederci tenteranno il tutto per tutto per rimettersi nuovamente in partita in questi ultimi 10 minuti sotto di 6. Saranovic, Di Pietro, e il tiro della Put finisce non di poco ma di molto molto sopra la traversa. Interessante questa Ligia Put, che vicenda partite di altissimo contenuto tecnico ad altre di prestazioni veramente opache. Non si fa invece pregare Valentina Terenzani, che con un bellissimo tiro da fuori becca l'incrocio dei pali, mentre il tiro di Put finisce nelle mani della Masson. Fallo di Silvia Basolu. Sono nuovamente 7 le reti di scarto. Solo un miracolo può ancora salvare la squadra in Essing da una chiara sconfitta casalinga. Ma questa Saranovic sta oggi veramente dimostrando delle doti ancora sconosciute, mandando alle spalle della Masson la sua settima rete. Questa volta la Hilber si è letteralmente addormentata e ha permesso all'ospite di andare al tiro. Di Pietro, che nemmeno in questa occasione tutta sola ai 6 metri riesce a segnare, era però sotto fallo, questo bisogna anche dirlo. Comunque è una situazione sintomatica dell'odierna. E la Muratovic adesso con un bel sottomano in sacca per il 21-26. Adesso Laico si piazza sulla linea dei 6 metri, giocano di due con 3 pivot adesso le ospiti, e infatti riescono a liberare la Tarbuk, che tutta sola non fallisce l'obiettivo. Sara Hilber, che però proprio non riesce a trafiggere Masson, cosa che invece riesce alla Giada Babbo. Ci sono 2 minuti per il numero 23, Benincasa, Lorena Benincasa. Sono 5 dunque ancora le reti da recuperare. Adesso la sorvegliata vista è la Polina Gorbazova da parte di Sara Hilber. Entrambe si portano adesso sulla la sinistra. Infrazione d'area della Eco. Fermata la Vegni. Rigore e 2 minuti a carico della Gorbazova. Rigore per il Brixen. C'è un avvicendamento in porta dell'Erice, che manda in porta Martina Iacovello al posto della Masson. Tira la Di Pietro.
che questa volta insacca. Seconda rete di Giorgia Di Pietro, una su rigore, una su azione, e c'è una doppia superiorità numerica del Brixen, che si ripete anche in questa ripresa. Da notare però nel primo tempo, in situazione analoga, Leric è riuscito ad andare a rete. La Tarbuch non hanno chiaramente fretta le giocatrici ospiti, e sembra proprio che contro questa eco non ci sia nulla da fare. La situazione dunque si è ripetuta. Brixen in doppia superiorità numerica riesce ancora a incassare una rete delle ospiti. Tutto rimane su 4 reti, 24-28, quando mancano ancora 5 minuti alla fine del tempo. La Tarbuch palleggia, evidente il passivo, infatti si alza la mano adesso degli arbitri. Hilbert Saranovic, questa volta c'era chiaramente fallo sul Saranovic che gli arbitri non hanno rilevato. Ringrazia Lerice che con tutta calma rimette nuovamente la palla in gioco con la Masson. Si vede adesso il numero 22, Rebecca Parisè. Tarbuch sfondamento della Parisè, va via il Brixen con la Babbo. Vegni, Di Pietro, Hilbert, e non solo la Hilbert sbaglia il tiro ma compie anche infrazione d'area. Una giornata decisamente nuova anche per Sara Hilbert, e purtroppo quest'oggi le giornate negative si ripercuotono su molte giocatrici titolari che non sono state in grado di dare quell'apporto che serviva per avere ragione di questo Erice. Hilbert che fa tutto, fa ancora doppi passi, è proprio una giornataccia. Ringrazia la Tarbuch che tutta sola va a segno. Comprensibile la disperazione di coach Nussing. Che nulla può contro le ormai innumerevoli azioni sbagliate delle sue ragazze. Rete da parte del numero 9 Antonella Coppola, e c'è ancora 2 minuti per Andrea Eder per avere trattenuto da dietro la giocatrice ospite. C'è un ammonimento anche per Margherita Conte, che però non turberà certamente la festa del giorno che vede Lerice ormai vincitore di una partita di fondamentale importanza. C'è però da dire che questo Lerice, nella situazione come si è presentato quest'oggi, sarà sicuramente una più che accreditata squadra per la lotta dello scudetto, unitamente a Pontinia e Salerno, mentre il Brixen è troppo discontinuo per poter ambire, almeno per quanto si è visto oggi, la riconquista dello scudetto che attualmente è ancora cucito sulle sue maglie. Però non dire mai, tutto può ancora cambiare, e proprio per questo i playoff sono
Molto interessante. Che bel passaggio della Eco sulla Tarbuk, che si trova inavvertitamente fra le mani, un passaggio delizioso. E la Eco è più veloce di tutte in ogni frangente. Questa volta Monica Prünster compie una prodezza. Saranovic. Bravissima Anna Saranovic. Alla sua ottava morcatura, forse l'unica direi, a salvarsi nel grigiore generale di quest'oggi del Bressanone. Ormai manca un minuto alla fine, c'è gloria anche per il secondo portiere dell'Erice, per Martina Iacovello, che rivela la Masson, che ha dato il suo prezioso contributo alla vittoria delle sue compagne. Il tiro della Eco questa volta è deviato in angolo, ormai il Bressanone è rassegnato, si cercherà ancora di far passare quest'ultimo minuto che sancerà appunto questa vittoria dell'Erice. La determinazione con la quale la squadra ospite riesce ad andare a segno ancora una volta con Gorbatsova, non lascia discussioni di sorta. La Hilbert pone probabilmente fine a questa partita con la sua seconda marcatura, infatti così è, finisce 32-27 questa partita di cartello della settima ritorno del campionato. Una vittoria più che meritata dell'Erice, che sin dal primo minuto ha dimostrato di non concedere nulla al caso e ha affrontato la partita con la dovuta concentrazione, cosa che non si può dire del Bressanone, che si è subito trovato sotto di 0-4-1-6 e che poi non è più riuscita a recuperare il gap di 5 reti che poi si è trascinato fino alla fine. Qua da Bressanone è tutto. Paolo Cestari vi ringrazia per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata.